L'Italia è al 10° posto in Europa per quanto riguarda la qualità dell'integrazione dell'immigrato nella società. In questi giorni il tema dell'immigrazione è bollente perché sono previste nuove invasioni, così come vengono definite, da parte di cittadini nordafricani nel nostro paese. Ma vi siete mai chiesti che cosa significa emigrare? Che cosa significa sbarcare in un paese diverso e perdere la propria identità ed essere trattati come immondizia da smaltire? Noi non lo possiamo capire. Qui a Firenze c'è una mostra che si chiama Di razza umana, organizzata nel mese di febbraio, che si propone di far rivivere allo spettatore il dramma dello sbarco in un paese diverso. Innanzitutto l'ambientazione è un'ambientazione fantascientifica, in un futuro in cui i ragazzi si trovano davanti a una situazione realistica, anche se il futuro appunto è fantascientifico, e saranno dei migranti, si dovranno mettere proprio nella pelle di migranti e incontreranno alla frontiera alcune persone che gli chiederanno di compilare un permesso di soggiorno in lingua incomprensibile, ovviamente, perché sono in un altro paese, saranno sottoposti a perquisizione. E poi avranno dei lavori che non tengono conto della professionalità acquisita, ad esempio, del percorso di studi che hanno fatto. Ufficialmente ho due ruoli, quello di controllare i passaporti all'inizio e fare la perquisizione e poi quello di far lavorare bene le persone e fargli capire cosa devono fare. Ufficiosamente l'intenzione di questo ruolo è quella di provare a ricreare il disagio che si può sentire in queste condizioni da parte degli immigrati. I ragazzi arrivano dove sono stati a dormire in un bel letto caldo la mattina, arrivano, fanno colazione, arrivano qui, 20 minuti di simulazione, tutti a casa e se ne parla. Non è questa la condizione di un immigrato. Il vivere sulla propria pelle una cosa del genere un po' li spiazza sicuramente. Li fa guardare il problema sicuramente da un'angolazione differente. Diciamo che questa simulazione cerca di levare un distacco, quello di cui parlano anche i ragazzi, un'indifferenza che c'è nel sentire le cose al giornale, perché spesso si pensa a queste cose come molto distanti da sé. Invece viverlo in prima persona dà un'idea di medesimazione che fa forse avvicinare un po' il cuore a questa situazione, al di là di quella che può essere la riflessione razionale. Un giorno potrebbe succedere anche a noi, o comunque per farci capire come la vivono gli altri. La prima cosa che ho pensato era quella che magari una persona poteva venire da reagire ai comportamenti vostri, però cioè, alla fine loro vengono qua per scappare dai problemi che hanno nel loro paese, quindi non ha senso reagire, anche se usano metodi inadatti. Cioè, sono un po' sentito come si può sentire una persona extracomunitaria però nel nostro paese. La parte dei passaporti, che non inizialmente, vabbè, dopo un pochino si è riuscito a capire cosa c'era scritto, però non riusciva a capire cosa dovevo scriverci. Però non riuscivamo a capire cosa dovevamo fare, infatti cercavamo in tutti i modi di fare il possibile, però non sapevo. Io tremavo perché alla fine mi sentivo un po' freddo. Mi stavo bevendo le lacrime, dico la verità. Non capivo cosa diceva, parlava tutt'altra lingua, non capivo nulla. Infatti ho chiesto anche alla professoressa di lingua, stava parlando. E poi quando sono entrata ho detto, mamma, ora che succede? Poi quando stavo lavorando è arrivato, ho detto levate le mollette, poi alla fine è tornato, ho detto mettete le mollette, era lì tutta confusa, non capivo più nulla. La mostra il 5 marzo si trasferirà da Firenze verso le città di Lucca e Prato per permettere a tanti altri ragazze e ragazzi e a chiunque voglia farlo di sperimentare sulla propria pelle il dramma dell'immigrazione.